TG News Puglia, ogni ora sulle cronache TV. Buon inizio di settimana dalla redazione Mimmo Moramarco con il TG Flash Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato in corso Umberto 113 a Taranto la nuova sede istituzionale della presidenza della Regione Puglia nel capoluogo ionico. Era la sede dell'ente provinciale del turismo, ora di proprietà regionale e che è stata recentemente ristrutturata. Modificato e integrato il piano faunistico regionale al fine di consentire la ripresa dell'esercizio venatorio durante la stagione in corso, in attesa della discussione di giovedì 17 ottobre del Consiglio di Stato che ne aveva disposto la sospensione, e quanto stabilito dalla delibera giunta regionale del 10 ottobre scorso. Arrivano i concorsi per 108 posti alla ASL di Bari. È stata firmata la delibera per il reclutamento di personale dirigenziale medico e del comparto sanitario in modo da assicurare alle strutture aziendali stabilità organizzativa. Sono 108 le posizioni dirigenziali mediche, veterinarie e sanitarie messe a concorso in applicazione del piano triennale di fabbisogno del personale. La continuità della tutela legale del contratto è fondamentale. Se andiamo via noi non avverrebbe nessun altro. Nessuno può gestire tutto questo senza tutela. Questo è il principio, lo afferma il vicepresidente e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia in un'intervista a Riccardo Iacona per la puntata di Presa Diretta. ArcelorMittal ha acquisito l'acciaieria ex Ilva di Taranto e nell'intervista l'amministratore delegato affronta il nodo della cosiddetta immunità penale prevista per i gestori del siderurgico nell'attuazione del piano ambientale. Senza questa tutela legale, ArcelorMittal potrebbe decidere di non proseguire con la gestione dell'acciaieria. L'immunità penale, ha aggiunto l'amministratore delegato, è un concetto che non esiste. Ed è tutto per questa edizione del TG Flash Puglia. Da Mimmo Moramarco e la redazione, appuntamento al prossimo aggiornamento.